Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Grazie signora. Fabio, da quanti giorni che stai caricando, montando e smontando arredi da cucina, da sala? Un po' di giorni, saranno una decina di giorni, 10-15 giorni tutti sinceramente. Ci siamo mobilitati tutti quanti, tutto lo staff al completo per poter dare una mano al Mirko e chiaramente dare una mano alle persone che sicuramente hanno più bisogno di noi. I'm so tired of playing with this bow and arrow, gonna give my heart away. Sono un carrozziere e assieme ai miei ragazzi abbiamo deciso di pagare gli affitti a queste famiglie che scappano dalla guerra in Ucraina. Io e mia moglie ci occupiamo degli affitti, delle utenze, eccetera, e i miei ragazzi mi aiutano nell'arredare questi appartamenti, quindi facendo i traslochi, andando a prendere dei cittadini che ci regalano le camere, le cucine, eccetera, e piazzarli negli appartamenti e renderli agibili, insomma. Non è un carrozziere che fa, quindi è una grande famiglia che sta facendo questo sforzo per aiutare qualcuno che in questo momento ha bisogno e che potevamo essere al loro posto, insomma, bisogna pensarla anche così. Questo è il marito di Nastia, Yaroslav. No, dice che mai avrebbe pensato di vedere il suo marito con il fucile, anche perché dice che è una persona molto buona. È la prima volta che non si vedono per così tanto tempo. Cerca di guardare le foto perché si sta dimenticando com'è nella realtà. Pensano di ritornare il più presto possibile perché mancano i mariti, manca l'ambiente e tutto. Però anche se moralmente è difficile stare qua, ma sono state fortunate ad aver trovato Mirko e gli altri volontari che stanno aiutando e anche l'appartamento in cui vivono. Stiamo andando nell'appartamento che abbiamo preso in affitto dalla scuola Ferrazzicova, dove abbiamo dentro altre 8 persone, quindi 3 adulti e 5 bambini. Purtroppo da noi guerra, scappati qua. Mio genero ha preso fucile, è andato a battere. Figlia grande, ogni giorno piangere per padre, non succede niente.